Ma che è? Ma cosa sei? Ma cosa sei? Ok, sei un maiale poco carino a quanto pare. Ma non capisco. Qualcuno me lo spieghi? Come funziona? Cosa devo fare? No, magari devo saltare, scavalcare. Ma perché sto qui mi può far male e poi se sta calmo? Ma scusa, non... I not comprendo io. Ma magari devo correre, soltanto che non ho capito come si corre. C'è un modo per correre. Innanzitutto sto sopravvivendo, quindi vuol dire che sto facendo qualcosa di giusto nella mia vita. Ho fatto qualcosa di giusto nella mia vita. Non so cosa, ma l'ho fatto. Sono diventato un... sfigato! Che schifo, ma cos'ha lì? No, dai, no, non voglio saperlo. Che schifo, veramente, che schifo. Sono schifata. Che schifo. No, basta, la mia vita non ha più senso. Cosa sto facendo? Cos'è qualcosa? Ma soprattutto cosa sono quelle persone lì dietro? No, aspetta. Serve a comandare le persone? Un casco che ti permette di... No, sapete che io non ho compreso? Cosa devo fare? Fare in modo che tutti e quattro... Ah, ok, ok, perfetto. Ok, più o meno ho capito come funzionano. E questo qua lo devo spingere o tirare? Tirare, credo. Sta scena è un po' forzata, non per dire, in senso... Grazie, è caduto proprio così. E come mi faccio a scollegare da tutto ciò? Se voglio uscire... Come si esce? Ok, non so cosa ho fatto per uscire, ma l'importante è che l'ho fatto, a quanto pare. Ok. Wow. Non riesco neanche io a aprire il garage, figurati lui, vabbè. Sta arrivando il giorno, un po' di luce in questo mondo crudele, ti prego. La tempesta è sempre molto grigia, tutto molto inquinato a quanto pare. Cos'è sta struttura? E chi sono quei tipi? Ti prego, basta scappare che c'ho già l'ansia. Non è che sembrano tanto... Cioè, sembrano zombie questi qua, queste persone controllate. Ah, lì c'è una corda, sicuramente in qualche modo devo arrivarci. No, così. Troppo basso, ancora di più mi sa. Lì c'è un bottone rosso, normale. Ah no, non serve a niente, credo. Ok, vediamo un po'.
Io salgo sempre dalla parte sbagliata perché non so neanche come girarmi, quindi scendi giù. Ecco, così. Avampicati, vai, vai. Fa sempre piacere che sei sempre in forma. Questi bambini sono tutti in forma. Vai. Olè, perfetto. Goditi questo momento di luce perché mi sa che non la vedrai mai più. Una sedia. Afferra la sedia. Mi servirà quella sedia, non è messa lì a caso, no? Sto capendo. Ah no, ok, era semplice. Niente, sono io che mi complico la vita. Pulcini! No, non erano pulcini, stavo scherzando. Sto gioco è veramente molto molto cupo. Allora, vediamo. Ho visto qualcosa qui. Che sarà. Ok. Ma va bene. L'avevo visto lì sopra, ho detto boh. Va bene. Cosa ho fatto? Ma non ci arrivo fino a lì. No, infatti. Deve essere più alto, magari. Boh, vabbè. Ah, c'è un'altra strada che non avevo notato. Credo sia un'altra strada. Molto probabilmente non te. Mi devo buttare? Sicuramente no, ho fatto. È morto? Ok, no, non capivo, è sopravvissuto. Ho detto, ma perché ci ha messo così tanto? Ok, no, devo fare qualcosa qui che non capisco. Che ora ho capito. Perfetto. È stato facile. Non so come ho fatto, ma ok. L'importante è riuscirci. Op. Olè. E olè. Perfetto. Sì, fa molto piacere che voi vediate questi miei. Dai, sì, potevi sopravvivere, dai, non era così difficile, un po' di cose, su. Ma devo spingerlo, tipo, correre. Molto. Cioè, ma quale. Ma dai, ma quante probabilità avevi di sopravvivere realmente? È bello che mi lasciano tipo l'illusione di essere viva, no? Perché ti lasciano quei secondi un pochettino per dire, ma è vivo o è. Dai! Adesso cerchiamo di non morire in questi posti dove non bisognerebbe morire. Ok, perfetto. Usiamo le scale come tutte le persone civili. Non fare come Giorgi 2 che non le sa usare le scale a quanto pare. E andiamo verso quel buco. Sì, ma non inciampare, dai. Perfetto. Cosa c'è qui? Cos'è? Mr. Egg? C'è una. Cos'è? Ah, no, un Mr. Egg. Ah, perfetto. Comunque è molto bello perché tutti gli oggetti che adesso abbiamo utilizzato, non so se avete fatto caso, hanno tutti un colore. Non so, l'ambiente è tutto molto grigio, ma gli oggetti che in realtà ci servono hanno un colore un po', acceso. Ad esempio, la maniglia che abbiamo utilizzato, le maniglie sono rosse, il cavo è giallo dove per portarci agli easter egg, e ad esempio questo qui dove si tengono la cassaforte invece è verde. Sono tutti oggetti che ti dicono, se non ci arrivi, ti dicono guarda, te li abbiamo colorati in un colore un po' più magico. Infatti, anche possiamo vedere qui.
La maniglia è rossa. Questo aggeggio che ci serve è giallo. Quindi c'è tutto molto, molto. Ciao, fratello. Uè, ciao, fratello. Ok, basta fare la stupida. Ho detto che voglio giocare seriamente. Ok, forse ho capito. Devo fargli andare tutti e due da una stessa direzione. Perché così sicuramente non vado da nessuna parte. Quindi scacciati. Oddio, ce l'ho fatta. Ok, era una stupidaggine. Dovevo soltanto allontanarlo di più l'altro per dare una distanza corretta. Ok, proseguiamo. Non sono sicura che riuscirò a giocarmi questo gioco tutto in un colpo. Però in caso se vedete che non saluto mai è perché lo sto giocando tutto in un colpo, allora. Ok, ci troviamo da qualche parte sopra a dei palazzi. Allora siamo in una città, siamo passati dalla fattoria nelle città. Mi devo buttare così con cattiveria. Vedo un cavo giallo, un altro easter egg. Devo scendere. Allora lì ci sono delle persone che vengono controllate. Infatti era un altro easter egg, perfetto. Easter egg, era un altro point, come si chiama? Easter egg, non è un easter egg. Easter egg sono quando tipo c'è qualche riferimento a qualcos'altro, però non mi viene in mente come si chiamano, point, qualcosa del genere. Ok, saltiamo. Ok, allora lì è veramente inquietante. Tutti quanti sono molto implotizzati. Ci sono altri piccioni come al solito. I piccioni ci piacciono. Vai, 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 corri. No. Ah, no, era voluto. Ah, ok, no, no, era voluto. Mi stavo già preoccupando. Ho detto, beh, perfetto. Ok, salta, vai. Comunque questo capitolo me l'avete consigliato sempre voi, avete detto che è più o meno nella stessa tipologia di Little Nightmares e quindi sono stata molto curiosa di provarlo. Comunque sono pacifici, loro non mi degnano, però sono tutti... Capisco. Dai, su. E dai, oh. Ok. In questi giochi c'è sempre un bambino che ne risente. I bambini sono tipo coloro con la mentalità più infantile, con loro che sono più difficili da manipolare, a quanto pare. Devo spostare la scala, magari. Esatto. Sali, 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 sali. Ok. Ok, tiriamo giù la leva. Non c'è bisogno della leva, secondo me. Posso andare anche così, eh? Forse la leva mi serviva, eh. Posso cliccare il bottone? No, scherzo. No, scherzo, mi serviva. Ho detto, ma sì, ma perché dovrei attivarlo? Cosa me ne faccio? Dai, su. Perché dovrei mai farlo? E invece no, devo farlo per forza. Ok, questo è molto Little Nightmares. A parte che credo che Inside sia uscito prima, quindi va bene. Però che ansia. Non l'ho scosso.
No. Non usare, eh. Per un po', per un pelo. Ok. Siamo in una società corrotta, o forse persone malate da una malattia, da un parassita. Però alcune persone erano sane, quindi un parassita artificiale creato da qualcun altro per dominare? Resisti. Oddio.